Dopo di tutto quello che mi è successo, mi approfitto di questa intervista per dire la mia verità, quello che io sento, quello che sente la mia famiglia, quello che sente i miei amici. Per questo voglio raccontarle a tutta l'Italia la mia verità e tutto quello che vogliono sapere. Don't cry for me, Argentina. Diego, quali sono i tuoi pensieri in questi momenti? Beh, ce l'ho tanti, però credo che il primo sicuramente è pensare in tutto il danno che mi hanno fatto in questi 15 giorni. Però devo continuare a giocare al calcio, devo continuare a farmi vedere in allenamento, in campo, quando si gioca la partita. Devo lasciare un pochettino i miei problemi per giocare bene al calcio. Questo sarebbe diverso se io potessi non andare all'allenamento o non andare in campo, però questo è il mio lavoro e per questo continuo a giocare. Quanto ti pesa mettere da parte i tuoi problemi? Io non so, lasciare da una parte l'uomo e a un'altra parte il calciatore, perché credo che se uno è giornalista, prima di essere giornalista è uomo, se uno è dottore lo stesso, se uno è calciatore credo che lo stesso, io lo penso così. Per questo a me mi fa tanto male questo, la gente o qualcuno dice non deve drammatizzare. Io non drammatizzo, perché io non ho fatto del male a nessuno, non voglio il male di nessuno, voglio giocare al calcio tranquillamente, non le rubo i soldi a nessuno. Per questo io non capisco tutto questo che è successo in questo 15 giorni. Dopo quello che è successo, è cambiato il tuo rapporto con la gente? No, perché la gente mi ha dimostrato in campo, fuori, che sta con Maradona, che mi crede a me, però sempre si vede quello che parla male. In questo momento tu non vedi quello che ti dice non ti arrendere, sei forte, forza Diego, questo non lo vede. Si vede qualcuno che ti dice riconosci il tuo bambino. E è dura perché io credo che un figlio è troppo importante. Io adesso sto aspettando il mio figlio con Claudia e io credo che io mi merito un figlio di Claudia e Claudia se lo merita. Per questo non può qualcuno dirle a tutto il mondo che io ho un altro figlio, no? Questo non lo capisco. Ti sei mai chiesto perché proprio con Diego Maradona? Beh, io non lo so perché, io per questo ti dico, io non faccio del male a nessuno. Quando faccio un'intervista dico quello che penso, però senza farle del male a nessuno, senza dire quello è questo, quello è l'altro. Io nella vita degli altri non mi metto mai perché credo nella mia vita, voglio essere allegro io, voglio che i miei amici, quello che mi stanno vicino siano allegri, però mai mi metto con uno che sta fuori. Ognuno tiene la sua vita, io non so perché tutto questo con me. Forse perché gioco al calcio, gioco un pochettino meglio degli altri, però questo non significa niente. Parlavi di tua vita, parlavi di privacy. Cosa vuol dire secondo te difendere la tua privacy in una città come Napoli? Guarda che
questo io voglio chiarire questo perché Napoli non mi hanno detto che succedono delle cose strane, però a me non mi aveva capitato mai questo in 2 anni. In questo io non posso dire che è stata la gente di Napoli, perché la gente di Napoli mi ha risposto in campo a me. Io volevo piangere domenica scorsa contro il Torino, quando tutto lo stadio urlava Diego, quando io avevo sbagliato il rigore a Tolosa. Stava molto male perché per tutto quello che mi aveva successo. Per questo io della gente di Napoli non voglio dire assolutamente niente in contrario, solo ringraziarle a tutti per tutto quello che stanno facendo per me. Per questo credo che la gente di Napoli in questa faccenda non c'entra. Hai detto che avresti voluto piangere a Torino. Hai detto anche che hai pianto in questi ultimi giorni. Le tue lacrime di che cosa erano composte? Di rabbia, di sconforto, di che cosa? Ma di rabbia sicuramente, perché io mi sentivo male, senza difesa, perché io volevo dirle a tutti quanti la mia verità. E prima i miei avvocati mi hanno detto che non parli, però io tenevo qualcosa dentro, io dovevo dirlo per il mio figlio che c'ha la pancia Claudia, capito? Questo è lo che volevo dirle al mondo, perché questo lo che hanno fatto non si è saputo soltanto a Napoli o in Italia, questo si è saputo nel mondo. E nel mondo Maradona, quello che le piace il calcio, conta. Per questo io sentivo qualcosa dentro di me che non poteva dirlo. Per questo se l'ho detto, mi ho avvicinato alla pancia di Claudio e se l'ho detto a mio figlio. Senti, e che cosa hai detto a tuo figlio? Cosa hai detto vicino al grembo di Claudia? Qual è la tua verità? Quello che tu hai detto al tuo prossimo figlio, al tuo vero figlio? No, che sicuramente sarà fortissimo e che tendrà un padre che lo volerà tutta la vita, no? Che io sono il padre di lui e che tutto quello che hanno detto del suo padre non è vero. Sei considerato da tutti il più grande giocatore del mondo. In questi momenti ti sei sentito giocato? Beh, sì, perché io credo che se nasce una amicizia o se non nasce, deve essere il rispetto, prima di tutto, di giornalista a calciatore, di calciatore a giornalista. E questo credo che in questo momento non mi hanno dimostrato un rispetto. Per questo io ho detto, adesso posso dire a un giornalista non mi va di fare un'intervista perché tu ti hai comportato male. E dopo dicono che sono antipatico. Per questo dobbiamo essere nobili, dobbiamo essere prima uomo di giornalista o di calciatore. Prima dobbiamo vedere che fa l'altro per dire la verità alla gente. Io credo che io mi sono comportato a volte bene e a volte male, però senza cattiveria. E questo è lo che mi è successo a me, è stato con cattiveria, sicuramente. Sei mai sceso a compromessi nella tua vita? Come? A compromessi, cioè hai deciso di fare qualcosa che non t'andava per ottenere un certo fine? Beh, forse in calcio, per fare un gol ho fatto un gol con la mano. Con mano, testa, tutto, con Inghilterra, per far diventare la nazionale mia nazionale, l'Argentina, arrivare a essere campione del mondo, però no, credo che fa più piacere farlo,
far bene la vita che nel calcio, no? Perché uno sta tutto il giorno con il uomo, no? E con il calciatore sta soltanto in allenamento o in una partita. Cosa manca a Diego Maradona in questo momento per ottenere un attimo di felicità? Io vorrei che mio figlio nasca adesso, veramente. È cambiato qualcosa in te come uomo e come calciatore? Come uomo ti fanno diventare più malo, sicuramente. Prima mi piaceva uscire da mia casa, andare con Claudio, andare con i miei amici, adesso è tutto diverso perché mi rimango a casa guardando televisione, stando più vicino a Claudia, e questo ha cambiato tutto. Adesso io non credo che la gente di Napoli non ha la colpa, però come ti diceva prima, adesso mi vengono di fronte tutto quello che mi dicono che riconosca il mio bambino, no? Non quelli che trovo in campo la domenica, che stanno con me. Hai mai pensato ad andartene da Napoli? No, perché io veramente vivo la domenica, vivo intensamente come la gente si diverte quando prende la palla Maradona, questo a me mi fa molto piacere. Però dopo che finisca il mio contratto con mio figlio, con Claudio, decidere se vado via o rimango. Con questo che mi è successo, un pochettino cambia il mio pensiero di rimanere a Napoli, veramente. L'hai mai conosciuta tu questa ragazza, Diego? Guarda che questo... Io conosco tanta gente a Napoli, però di lì a tenere un figlio è diversa la canzone. Hai mai avuto paura di perdere Claudia per questa vicenda? No, io la paura che continua a rompermi la testa è che devo fare se Claudia perde mio figlio. Ecco, parliamo di questo vostro figlio. Aspettate un maschio o una femmina? Che cosa desiderate di più? Io lo voglio sano, lo voglio forte, lo voglio. Dopo se è un maschio lo porterò a giocare al calcio sicuramente. E se è una femmina, dicono che le femmine si attaccano più al padre che alla madre. Per questo io sono tranquillo. Avete già pensato a un nome per il vostro bambino? Sì. Se è un maschio, Diego Sebastián. Se una femmina, Dalma Giannina o Dalma Dinora. Dobbiamo metterci d'accordo con Claudio. Diego per mio padre, Dalma per mia madre. Ecco, tu hai sempre avuto il senso della famiglia in una maniera molto encomiabile e molto bella anche. La tua famiglia ti è stata vicino in questa vicenda moltissimo. Tua mamma che cosa ti ha chiesto? Mia mamma mi ha detto, povero mio figlio, per telefono, voleva venire. Io le ho detto di no perché sicuramente qualcuno le dirà qualcosa e non voglio diventare Rambo. Senti, quando vi sposerete tu e Claudia? Questo non lo so perché stiamo bene. Noi due pensiamo... Dico noi due perché decido io, però devo dire noi due. Pensiamo che una carta non significa niente, che possiamo essere felici senza sposarci. Più avanti pensaremo al matrimonio, adesso stiamo bene così.
Ecco, ma vostro figlio sarà un invitato presente al matrimonio nella pancia della mamma oppure in braccio a qualcuno già nato da qualche mese? No, no, sicuramente sarà calciatore. Già. Vi sposerete in Argentina o in Italia? Il desiderio mio, il desiderio di Claudia è di sposarci in Argentina, però visto che a Napoli alla gente le farebbe piacere che Maradona si sposi a Napoli, possiamo farlo due volte. Scusami, ma io ho provato a fare un po' di conti. Mi pare che tuo figlio debba nascere ad aprile. Lo avete fatto in Polinesia dopo i campionati mondiali e voluto regalarti questa cosa, naturalmente più bella della Coppa del Mondo. Sicuramente. Sicuramente con la gioia del campionato del mondo abbiamo deciso con Claudio a mettere al mondo la cosa più importante della nostra vita. Non so se alla Polinesia o in Argentina, non si sa, questo non si sa mai. Scusa Diego, tu sei geloso di Claudia? Molto geloso, io sono molto geloso di quello che voglio io. Io credo che tutti quanti quello che vogliamo siamo un po' gelosi. Claudia è gelosa di te? Sì, è gelosa, però mi conosce. Mi conosce che non sono il marito ideale, però non neanche all'altro estremo con questo che mi è successo. No? C'è stato un tuo gesto che qualcuno ha interpretato male o in maniera malevola, secondo me, le dimissioni da ambasciatore dell'UNICEF. Perché hai ritenuto in questo momento di lasciare questo tuo incarico a favore dell'infanzia di tutto il mondo? Perché credo che tanta gente nel mondo si merita di essere ambasciatore dell'UNICEF. A me mi hanno scelto perché sempre sono stato a disposizione dell'UNICEF. Però io ti dico una cosa, quando ti fanno esempio di qualche cosa, sempre qualcuno ti mette qualcosa per fare che l'esempio non sia tale, non so se mi spiego bene. E questo che mi è successo a me dimostra che qualcuno non voleva che io sia dell'UNICEF. Allora ho presentato la dimissione perché non. Io continuerò a stare vicino all'UNICEF, però non come ambasciatore. Senti, la cosa che forse ha dato più fastidio in tutta questa vicenda, a cominciare da te naturalmente, è la mancanza di rispetto che c'è stata nei tuoi confronti. Facciamo finta di essere alla moviola. La RAI ha in mano questa notizia, questa intervista. Avrebbe dovuto darla o no? Avrebbe dovuto sentire anche il tuo parere o quello dei tuoi avvocati? Oppure avrebbe dovuto tacere? Come si sarebbe dovuta comportare, secondo te, quella sera? Poi parleremo anche di dopo, come si sarebbe dovuta comportare. Io credo che una notizia così è troppo importante. Io non so se quello che danno la notizia hanno figli o se non lo hanno, non lo so, però questo è troppo importante, più sapendo che io sto vivendo con Claudia, che Claudia sicuramente quello di questo giornale sapevano che Claudia era incinta, capito? Io credo che lì la mancanza di rispetto. Dopo non so, ognuno fa della sua vita come diceva prima, io lascio che ognuno faccia la sua vita, però credo che facendo del male a nessuno non si possono sentire adesso molto bene, perché hanno fatto una notizia cattiva, hanno fatto un danno incredibile. Io rispetto al giornalista che deve la sua notizia, però facendo del male non è notizia. Qual è stata la cosa che è stata detta o scritta che ti ha fatto più male? Una battuta, una frase? No, io non ho letto niente perché
perché ognuno crede di essere il dueño della verità in questo caso. E questo io non ho parlato, non ho detto niente a nessuno, non ho letto i giornali. E tutti quanti dicono sì, io sono con te, però nei giornali esce tutti i giorni un'intervista o alla ragazza o al padre della ragazza o all'amico della ragazza o tante cose che mi fanno male. Ecco, dico, secondo te come mai questa ragazza è stata zitta fino alla nascita del bambino per così tanto tempo? Non poteva dirlo prima? Me lo domanda a me. Gianni Brera nei suoi articoli ti definisce ogni volta Diego Armando Senior, mettendoci questo senior come se ci fosse anche già sulla terra uno junior. Come giudichi questo fatto? Una cattiveria, una scortesia, una scorrettezza? Io l'ho visto una sola volta questo signore e mi è sembrato cattivo, cattivissimo, mi è sembrato. Per questo io non so che pensa della vita, io non sono chi per dirle che deve fare la sua vita, però io sicuramente qualche giorno sarò vicino a lui e lo domanderò personalmente che vuol dire questo. Diego, come pensi che finirà questa storia e quando finirà? Io non so, per me credo che è finita, perché adesso aspetto il mio figlio, voglio aspettare il mio figlio tranquillamente, no? Non prendo più giornali, non vedo più le notizie, per questo adesso sono chiuso in mia casa con Claudia, il mio bambino non lo vedrà nessuno, non sarò il uomo gentile che voleva essere prima, adesso non credo più tanto nella gente. Diego, se tu avessi la possibilità... E la gente è mala, voglio chiarire. Continuo a dire che esiste gente buonissima. Se tu avessi la possibilità di incontrarlo, cosa diresti al padre del bambino di quella ragazza? Io non le dirò niente, perché per me è una cosa normale che ognuno sia padre. Io sicuramente darò complimenti, non so, io voglio diventare padre con il figlio che sta aspettando Claudia, sicuramente quello che mi dicono a me se lo dirò agli altri padri, non so. Diego, tu dicevi prima, avrei accettato, ma avessero fatto qualsiasi tipo di accusa, al limite anche Diego Maradona è drogato, Diego Maradona fa qualsiasi cosa, ma non Diego Maradona è padre di questo bambino. Sì, credo che la gente che ha un sentimento accetterebbe sicuramente che dicano che Maradona è frocio, per esempio. Questo è divertente, perché io so... Come hai detto tu, io ho fatto un'intervista con Gianni Minà e mi diceva che qualcuno a Napoli diceva che io andavo nella droga. Ho detto, io accetto questo, che io so come difendermi di questo, però perché credo che è normale adesso. Io se sto nella droga non posso giocare al calcio, io so come difendermi, però di questo no, questa è la cosa più brutta che mi è successa nella mia vita. A me, io, se mi danno a scegliere di una o dell'altra, preferisco che mi dicano che sono un drogato. Senti, tu hai sempre amato i bambini che sono i più grandi tuoi tifosi, in questo momento ti ascoltano. Diego Maradona, cosa dici ai tuoi fans?
sicuramente un mondo di bambini non pensano questo che mi è successo a me. Io le dico che ai bambini che continuano a credere in Maradona, che io lo voglio tanto bene, che sempre ho fatto gol, ho corso tanto nella mia vita in campo per darle allegria a loro. Per questo mi piacerebbe che tutti i bambini del mondo, anche questo che tiene questa ragazza, sia tifoso di Maradona.